city. She loves the Maine till it's a pity. Crazy about my gal in Diddy Wanted. Ben ritrovati con l'approfondimento dalle città del Piemonte, ancora dagli studi di Alessandria. Puntata dedicata alle dipendenze patologiche. Se ne occupa in tutta Italia, in tutte le città, l'ASL con un servizio dedicato. Parliamo del SERT, il servizio appunto delle dipendenze patologiche. Vediamo la scheda di sintesi. Droghe, alcol, tabacco, ma anche gioco d'azzardo e disturbi legati agli impulsi sessuali, del troppo lavoro e dello shopping compulsivo. Sono tutti disagi che possono diventare patologie, cioè problemi gravi di dipendenza da sostanze psicoattive, legali o meno, oppure da comportamenti. Se la persona che ne soffre riesce a focalizzare il problema, o se possono farlo i familiari, ci si può rivolgere al SERT, il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell'ASL, presente in ogni città. Ad Alessandria si trova in via Mazzini 85 ed è diviso in sezioni che si occupano dei casi previsti con personale qualificato. Qui vengono svolte attività di prevenzione, educazione sanitaria, cura e riabilitazione. Vengono condotte con l'intervento di equipe multidisciplinari integrate, composte da medici, infermieri, psicologi, educatori e assistenti sociali. L'accesso al SERT è gratuito e diretto, cioè non serve la ricetta del medico curante. A chi si rivolge al servizio è garantito il pieno rispetto dell'anonimato. Ma qual è la diffusione delle patologie da dipendenza? Come si cade vittima di questi disturbi? Ed è possibile uscirne? E ne parliamo con gli ospiti questa sera in studio, la dottoressa Daniela Mussi, responsabile del clinico del SERT di Alessandria. Bentornata nei nostri studi. Grazie. Benvenuto anche al dottor Maurizio Scaglia, referente del gruppo gioco d'azzardo patologico del SERT di Alessandria. Benvenuto anche a voi. Grazie. Innanzitutto diamo subito le informazioni che ripeteremo più volte per prendere contatti col SERT, del quale parleremo nello specifico durante la puntata. Come dicevamo, in via Mazzini 85, anonimato garantito, dottoressa. Anonimato garantito per tutti, nel senso che ai SERT afferiscono persone che hanno problemi di dipendenza di diverso tipo. Il SERT di Alessandria è un polo, il più grande, la sede più grande di un dipartimento che ha 7 sedi, che sono Alessandria, Casale, Acqui, Novi, Ovada, Tortona e Valenza, sono 7 sedi. Alessandria è il centro oggettivamente più grande e afferiscono al nostro servizio e ai nostri servizi persone che hanno problemi di dipendenza, ma non solo di dipendenza vera e propria, di abuso da diverse sostanze, e hanno anche negli ultimi anni, ma non ultimissimi, perché come potrà poi ricordare il mio collega, ormai da 4-5 anni ci occupiamo anche di comportamenti di dipendenza, quindi gioco d'azzardo. Abbiamo avuto sul gioco d'azzardo, poi focalizzeremo la discussione. Abbiamo avuto anche situazioni di altri disturbi relativi a comportamenti compulsivi rispetto alla sessualità, sex addiction, e meno rispetto ad altre situazioni. Un tempo, perché ormai ho 20 anni che lavoro nel servizio per le dipendenze patologiche, ci si occupava prevalentemente di dipendenze chimiche, di dipendenze da sostanze. E in tutto il dipartimento ad oggi ci occupiamo comunque ancora tanto di dipendenza da sostanze chimiche, per lo zoccolo duro e la dipendenza da eroina. Non voglio dare numeri perché tendono un po' ad essere, non vorrei essere noiosa, però ad ogni modo in tutto il dipartimento sono circa 2200 i pazienti trattati per dipendenze patologiche. Di questi 2200 sono circa, perché ovviamente non sono numeri esatti, circa 1800 sostanze stupefacenti e psicotrope, escluso l'alcol, i restanti 800 sono dipendenti da alcol. Quando parliamo di dipendenza da alcol ci riferiamo a una situazione di dipendenza da alcol come sostanza primaria e prevalentemente pura, cioè c'è solo l'alcol. Mentre in tutte le altre dipendenze patologiche si sono nel tempo sommate situazioni di poliabuso, poliassunzione, per cui all'eroina si è aggiunta la cocaina, si è aggiunto l'alcol, e raramente vi sono situazioni, dire pulite è improprio in termini di dipendenza, no, da sostanze stupefacenti, però situazioni dove vi è un'unica sostanza spesso sono associate. Questo per quel che riguarda il dipartimento. In tutto il dipartimento, ovviamente, come è stato anticipato, è stato detto anche prima nella parte introduttiva,
è possibile avere l'anonimato, assolutamente, ma anche il servizio, e questo va sottolineato, è di assoluta gratuità, nel senso che non serve l'impegnativa del medico di medicina generale, non serve assolutamente nessun tipo di richiesta particolare, sono servizi tutti che tutti, mi riferisco alle sette sedi, tutti con un front office immediato, una possibilità di ascolto immediato. Poi, in relazione ovviamente alle richieste fatte, perché non è detto che debbano venire persone che hanno necessariamente un problema di dipendenza, possono, e spesso fortunatamente arrivano a noi, persone, familiari che riportano una difficoltà, che presentano un quesito e vorrebbero avere informazioni su tante cose, tante questioni, non solo mediche ovviamente, magari comportamentali, hanno colto un comportamento anomalo nel figlio, a tipo di sparizione di denaro, di comportamento incongruo, e pensano magari subito davvero alle sostanze, quando poi si è rivelato essere davvero un problema magari di gioco. Ecco, a proposito di questo, quali sono un po' le situazioni a rischio che i familiari vi riportano? Faceva riferimento ai soldi che spariscono, un'aggressività, di solito si parla di questo. Aggressività, anche comportamenti inadeguati in termini affettivi, cioè di affettività inadeguata, nel senso che un figlio che ha sempre, magari dico un figlio, un marito, un familiare, sì, che ha sempre dialogato e avuto relazioni sane, normali, comuni, sì, quindi si può bisticciare, no? Questo è compreso, cioè, si può non essere d'accordo su tante cose, improvvisamente si chiudono, sono più quindi ermetici, più distanti, più distaccati, più isolati, e poi ovviamente ci sono manchi economici, ma non solo per quel che riguarda il gioco d'azzardo, anche per le sostanze, però le situazioni, i campanelli d'allarme sono, sì, questi un pochino, quindi uno scostamento affettivo, relazionale, e poi anche fino ad arrivare a vere e proprie, quando subentra la compulsione, vi è una condizione di ansia generalizzata che è di difficile contenimento. Certo. Naturalmente, lo ricordiamo, stiamo dando indirizzi generali di massima secondo le esperienze dei professionisti qualificati, comunque ogni caso naturalmente va analizzato a sé, e ricordiamo ancora, i contatti sono gratuiti in forma anonima ad Alessandria in via Mazzini 85, potete consultare il sito che è aslal.it. Dottor Scaglia, parlavamo di alcuni degli atteggiamenti comportamentali. Innanzitutto facciamo differenza da quella che è la smania da gioco, un po' l'allegria, soprattutto dopo le feste si registra l'impennata del gioco d'azzardo, lei segue in particolar modo questo fenomeno, da quella che poi diviene la patologia in sé. Sì, esattamente. In effetti il gioco d'azzardo patologico è una patologia riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale dagli anni 80, ed è ben diversa dal giocare ogni tanto. Insomma. In effetti bisognerebbe dire che tra le persone che giocano, tra le persone che si appassionano al gioco, una parte di queste può sviluppare una dipendenza dal gioco d'azzardo. E quindi, ecco, come lei diceva, per essere giocatori patologici non basta giocare ogni tanto, bisogna giocare producendosi un danno, che poi ovviamente è prima di tutto economico, sì, e poi relazionale, come diceva la mia collega dottoressa Mussi. Per dipendenza qua si intende la trasformazione della modalità, dello stile di vita, in una direzione molto particolare, tipica, e cioè innanzitutto il gioco diventa l'unico interesse. Per gioco intendiamo bingo, il gioco online, le slot machines, i gratta e vinci, sì, quindi si fa riferimento a questo sostanzialmente. Diventa l'unico interesse, tutte le altre cose diventano di nessuna importanza. Quello che poi succede, succede un po' dopo nel percorso della dipendenza, di accorgersi dei danni che sono appunto relazionali, economici. Nonostante questo è un altro momento tipico, si continua a giocare, nonostante la consapevolezza del danno, e si oscilla tra il desiderio di porre un freno, la ricaduta nel gioco e il senso di colpa.
È un po' difficile uscirne da soli quando si è in questa situazione. Un'altra cosa che tipicamente succede è il pensiero di una vincita strepitosa e che risolverà l'indebitamento, perché poi quello che succede è si iniziano a giocare, si inizia a spendere i soldi che dovrebbero essere dedicati al vivere quotidiano. Sì. Quindi, convinti di rientrarvi prima o poi. Esatto, perché il pensiero è arriverà prima o poi una vincita strepitosa, e si sviluppano anche dei sistemi di pensiero con i quali si pensa di riuscire a strappare la vincita all'otto, a una certa slot machine e così via. Ecco, è una situazione che ricade non solo sul diretto interessato, ma anche sui familiari. E questo è incentivato, purtroppo, lo stiamo vedendo, da questi annunci promozionali vinti un sacco di milioni di euro, addirittura lo stiamo vedendo, e proprio per questo fatto sul gioco responsabile il governo c'è arrivato con, secondo il decreto Balduzzi, il ministro alla salute Alessandrino, si è arrivato ad un passo avanti, diciamo, sia pure un'informativa che ormai gli esercenti hanno l'obbligo di esporre, ma su questo ci torniamo tra qualche istante, perché dobbiamo separarci per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ben ritrovati dagli studi di Alessandra. Parliamo di dipendenze patologiche, dei servizi offerti dal SERT, che fa capo appunto all'ASL di Alessandria. Dicevamo, prima di andare in pubblicità, degli obblighi di legge ormai, di questo volantino che gli esercenti devono affiggere ai propri locali. Ricordiamo però che naturalmente l'attività del SERT e dell'ASL è costante e continua durante l'anno, la sensibilizzazione insomma è sempre un obiettivo fondamentale. Sono state anche organizzate delle serate recentemente a Novi Ligure, aperte alla cittadinanza, per discutere di questi temi, continuare a informare anche in collaborazione con l'associazione di categoria e i medici di famiglia. Però da oggi, dicevamo, dottoressa Mussi, gli esercenti devono esporre questa locandina, ed è molto importante. Devono esporre gli esercenti, tutti coloro che gestiscono sale gioco o locali di ristorazione che abbiano comunque un'area, uno spazio per il gioco. Devono esporre questa locandina che è stata redatta, stilata in base a conoscenze, alla letteratura, alle conoscenze scientifiche, a tutto quel che riguarda le argomentazioni validate nel campo della ricerca sul gioco d'azzardo patologico. È stato elaborato dal nostro dipartimento. Prevede innanzitutto, sul lato di sinistra sono indicate tutte le sedi, i numeri di telefono, le sedi che ho elencato prima, e non mi ripeto, vi sono tutti gli indirizzi, i numeri di telefono, non solo del pubblico ma anche del privato sociale. Vi è l'associazione dei giocatori anonimi, che ha sede in Alessandria, ed è molto importante, perché è vero che noi garantiamo l'anonimato, però magari prima di arrivare al servizio per le dipendenze, che spesso soffre di una connotazione non sempre facile e gradevole, che è quella di dipendenze maggiori, e i giocatori d'azzardo non si riconoscono ancora al momento come sofferenti di una dipendenza. Quindi magari può essere più facile accedere al gruppo dei giocatori anonimi, che ricordiamo ad Alessandria in corso Acqui 58. Esatto. Tornando alla locandina, quindi, oltre all'elenco delle sedi, numeri di telefono che abbiamo detto, spiega anche qual è il rischio. Non dice che è vietato giocare, perché giocare è un aspetto di piacevolezza importante nella vita di tutti, da quando si nasce fino alla fine. Però perché rimanga tale bisogna stare molto attenti a come lo si fa, a come ci si approccia, perché altrimenti, se vengono meno questi aspetti, diventa un incubo, diventa una compulsività, diventa un disturbo mentale. Questo è quanto è sintetizzato. Adesso io l'ho detto con parole mie, non voglio leggere, ma nei locali saranno assolutamente esposte in bella vista, e sarà è un obiettivo quello, anche sotto rispetto all'indicazione del Dipartimento della Politica Antidroga, quello di tradurre
la locandina anche in inglese e in arabo, perché la cittadinanza è anche... E a proposito di società, ci sono differenze di genere nell'abuso di sostanze o nei disturbi comportamentali? Nelle sostanze prevalentemente il sesso è, la prevalenza di sesso è maschile, nelle sostanze. Nel gioco d'azzardo patologico e comunque il comportamento viene da dire che questa differenza diminuisce. La differenza diminuisce, è un dato difficile da interpretare perché i dati che abbiamo noi al CERT indicano che è ancora maschile la prevalenza dei giocatori d'azzardo patologici. Però quello che è così, a uno sguardo non scientifico, ma come dire l'esperienza del girare in città, fa vedere che sono perlomeno pari le donne che giocano. E probabilmente c'è uno stigma sociale molto più elevato per una donna e quindi difficilmente si presenta. Si presentano più maschi, mi verrebbe dire. Tra il materiale informativo che circola, messo a disposizione dall'ASL, c'è questo volantino titolato Ti piace scommettere, all'interno del quale si trovano naturalmente le indicazioni generali e anche un test, un'autovalutazione per definire se si possono avere problemi col gioco d'azzardo. Queste alcune delle domande che ci si dovrebbe porre rispondendo sinceramente sì o no. Tra queste domande vediamo scritto: hai mai affermato di avere vinto soldi col gioco d'azzardo quando in realtà avevi perso? Oppure hai mai giocato più di quanto volevi? Sei mai stato criticato per aver giocato d'azzardo? Ti sei mai sentito colpevole per il tuo modo di giocare d'azzardo, per quello che succede quando giochi? E ancora tra le domande di valutazione ci si chiede: hai mai chiesto denaro in prestito per giocare? Hai mai sottratto tempo al lavoro, alla scuola a causa del gioco d'azzardo? E poi alla fine di questo questionario gli esperti scrivono: se hai risposto tre volte sì, potresti avere problemi seri col gioco d'azzardo. Il CERT appunto è a disposizione per trattare di queste tematiche. Rimanendo su questo aspetto, dottore, come si sviluppa un percorso di recupero, di guarigione, di assistenza, chiamiamola? Diciamo abbiamo alcuni strumenti, il primo dei quali è l'accoglienza non giudicante, cioè si tende insomma in maniera professionale a costruire per la persona che arriva a chiedere aiuto a fare che il CERT sia un luogo protetto di cura. È necessario stabilire una forte alleanza terapeutica e a questo scopo che si crea un clima il più possibile empatico, perché il lavoro sarà difficile, quindi occorre corrisponde a una preparazione insomma affinché la persona metta al massimo delle energie. Poi il nostro lavoro avviene attraverso l'equipe multiprofessionale, chi si occupa, gli operatori che si occupano di gioco d'azzardo sono psicologi, educatori, assistenti sociali e ovviamente poi è anche possibile avere l'intervento di un medico. Quindi il giocatore che viene al CERT viene visto da una, due, tre massimo figure professionali e poi inizia il suo trattamento con una di queste figure. L'equipe opera, decide del trattamento in qualche modo, perché poi ogni singolo operatore fa riferimento all'equipe, è un luogo in cui si discute clinicamente del paziente e vengono prese delle decisioni, quindi ecco, il lavoro non è fatto dal solo singolo operatore, ma è esattamente un lavoro di equipe. Un altro strumento che abbiamo è quello dell'amministrazione di sostegno, è ad opera prevalentemente dei nostri assistenti sociali, un sostegno alla gestione del patrimonio, alla gestione del denaro, che è insomma un aspetto notevolmente problematico, anzi, come dire, si può dire che la dipendenza, il gioco d'azzardo patologico comporta una perdita delle competenze nella gestione del denaro, quindi si aiuterà la persona a gestire il patrimonio, a ripianare il debito, si concorderanno dei limiti di spesa settimanali, mensili, si farà in modo che riacquisti la capacità di risparmio, che sappia gestire insomma il proprio denaro in breve. Un'altra cosa che viene fatta poi sono le terapie, la psicoterapia, i trattamenti psicologici, eventualmente anche psicofarmacologici. Qui diciamo la psicologia qui interviene
in parecchi modi, da una parte per rafforzare la resistenza alla tentazione, da un'altra parte alla tentazione di giocare, in un altro modo interviene per fare in modo che la persona scelga altri piaceri diversi da quelli del gioco, e con la psicoterapia, quando è il caso, si interviene per cercare di capire qual è il nodo che spinge le persone a impegnarsi così tanto nel piacere del gioco, nel rischio, nella perdita di denaro. E se poi l'umore, questo direi è un intervento che forse se viene fatto all'inizio, se l'umore è particolarmente compromesso, per poter avviare insomma per fare in modo che la persona possa pensarsi, possa riprendere poi contatto con se stessa, inizialmente vengono prescritti dei farmaci che sono degli psicofarmaci, generalmente antidepressivi. Naturalmente si tratta di un percorso lungo, sicuramente difficile, ma uscire si può. Avete casi di riuscita? Sì, cioè bisogna dire che le statistiche sono un po' avare, ma comunque diciamo che forse le percentuali si aggirano un po' come per il resto delle dipendenze patologiche, intorno al 30% a un anno di trattamento. Sì. E dottoressa, come si fa a capire che questo 30% è fuori pericolo, chiamiamolo? Beh, attraverso un monitoraggio attento, magari anche un follow up, si vanno a rivedere, i pazienti quando vengono anche dimessi, ma in questo caso non parlerei di dimissioni, sono trattamenti che anche quando si è risolto il problema in acuzie, i trattamenti proseguono, quindi continuiamo a vedere le persone e a valutare. Di fatto bisogna cogliere il momento in cui davvero il gioco, la compulsione non ha più valore, ha riassunto una connotazione normale, tranquilla, quindi ci sono tutta una serie di indicatori che si valutano durante colloqui di valutazione. Però naturalmente tutto questo lavoro deve essere impostato sulla fiducia, sulla lealtà, proprio perché c'è questo carattere. E sulla collaborazione con i familiari, perché. Qual è il loro ruolo? Abbiamo qualche istante per dare un suggerimento, un commento per chi sta attorno a una persona cara che soffre di questi disagi? Come lascio la parola a te. Ma sì, è un ruolo complesso. Innanzitutto sono anche loro danneggiati e quindi in qualche modo perdono l'obiettività. Quindi a seconda dei casi si offre un trattamento, si offre una forma di sostegno psicologico a loro. In qualche altro caso, quindi dipende un po' dalla loro forza, viene richiesto loro di collaborare, di contribuire a creare una barriera protettiva attraverso il controllo della spesa, ad esempio attraverso la gestione del denaro invece al posto del loro congiunto. È sostanzialmente questo. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, torneremo sicuramente a parlare dei vostri servizi perché l'argomento purtroppo, bisogna dirlo, è sempre di attualità. Intanto ricordiamo ancora il CERT di Alessandria, come i dipartimenti che fanno capo all'ASL di tutte le città offrono consulenza anonima, gratuita e senza bisogno di prescrizione medica. Ad Alessandria il CERT si trova in via Mazzini 85, il centro d'incontro dei giocatori anonimi dell'azzardo invece è in Corso Acqui al quartiere Cristo, Corso Acqui 58. Naturalmente tutti i riferimenti per quanto riguarda i centri zona e gli approfondimenti sono sul sito internet aslaal.it. Intanto grazie della vostra partecipazione alla dottoressa Daniela Mussi, responsabile clinico del CERT di Alessandria. Buon lavoro. Grazie. E grazie anche a lei, dottor Maurizio Scaglia, referente del gruppo gioco d'azzardo patologico del CERT. Grazie. E grazie a voi che ci seguite. Alla prossima puntata da Alessandria.